tutti, diamo inizio a questa giornata di lavoro e di studio nell'ambito del ciclo delle iniziative dedicate a Gaetano Salvemini nei 60 anni dalla sua morte. Io sono il presidente della Fondazione Di Vagno, sono la Fondazione Di Vagno è l'istituzione che ha organizzato questa iniziativa e lo ha fatto in collaborazione con altre istituzioni, con la Regione, con il Ministero dei Beni Culturali, con il Comune di Molfetta, con i nostri cari amici molfettesi, professori, sul gruppo di professori di Molfetta che si incaricano di tenere viva la tradizione di Gaetano Salvemini, che sono qui e che io saluto con molta cordialità. Saluto i professori, i dirigenti che non ci sono, ma i professori si incaricheranno di farlo, di trasmetterlo, e saluto i ragazzi, i giovani degli istituti che sono qui presenti, che credo siano del liceo Scacchi e del liceo Salvemini di Italia. Noi siamo molto contenti, l'ho detto l'altra volta e lo dico ancora oggi. Naturalmente saluto il professore Portinaro, che non ho sbagliato, il professore Portinaro ha avuto un dubbio che viene dall'Università di Torino, che insieme a Cesare Preti, che è professore del liceo di Conversano e che è coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Di Vagno, che vi terranno questa lezione è molto importante e credo sia il punto centrale di questo ciclo, perché Gaetano Salvemini, all'interno del suo sconfinato pensiero, penso quello della democrazia, lo abbia sempre tenuto al centro dei suoi interessi e dei suoi studi e del suo insegnamento. Noi siamo molto contenti, stavo dicendo, ma lo dico brevemente prima di concludere, di poter dedicare questo ciclo di lezioni in particolare a voi giovani, e lo dico non per una retorica giovanilistica, no, lo dico perché noi siamo fermamente convinti, questo è nella strategia della Fondazione Di Vagno, indirizzare gran parte delle proprie iniziative, delle proprie attività nei confronti del mondo giovanile. Perché questo? Perché è il mondo giovanile quello che è destinato a raccogliere la trasmissione di questa attività che noi facciamo, quella di custodire la memoria e di contestualizzarne i suoi contenuti. Io penso, anzi direi sono certo, che fra di voi uscirà la classe dirigente del domani, molti di voi saranno professori, molti di voi si dedicheranno alla politica, qualcuno di voi, come io spero, potrà essere sindaco della città, potrà essere presidente della regione, insomma potrà essere deputato al Parlamento. Ecco, voi siete il futuro e quindi voi dovete conoscere, e voi dovete conoscere, accanto a quell'attività straordinaria e meravigliosa che compiono i vostri insegnanti, anche qualche cosa di più, quello che viene elaborato, quello che viene custodito in particolare dalla società civile e dalle istituzioni che si occupano di continuare le ricerche, ripeto, e di custodire la memoria del passato. Ecco, io con questo voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare gli studenti, voglio ringraziare i vostri professori che sono qui e che hanno la pazienza di ascoltare le nostre conversazioni, avendo peraltro a loro volta la possibilità e la capacità di dire probabilmente assai più di quello che vi diremo noi. Voglio ringraziare i vostri dirigenti, voglio ringraziare coloro che sono a questo tavolo e voglio segnalare
che tutto quello che noi facciamo, tutto quello che la Fondazione fa, tutto quello che i nostri amici di Molfetta fanno, lo facciamo solo all'insegna di un sentimento molto forte che io mi auguro noi possiamo riuscire a contagiare, ecco, questo sì, in particolare ai giovani, e cioè la passione civile, la passione civile, il senso della democrazia, cioè il senso dell'interesse personale, abbandonando l'individualismo esasperato ed esasperante dal quale purtroppo noi siamo circondati, e inaugurando una nuova stagione, quella cioè di convivere, di condividere di tutto quello che ci possa unire per cercare di rendere migliore questo nostro paese. Ecco, con questi sentimenti io vi ringrazio ancora tutti e darei la parola al professore Cesare Preti che inaugurerà questa lezione. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti un'altra volta. Prima di tutto ringrazio il Presidente per le parole e tocca a me oggi aprire la giornata. Io devo dire prima di tutto che sono molto onorato di essere seduto qui al fianco del professor Pierpaolo Portinaro. Sono molto onorato, ma al tempo stesso ho anche un po' di disagio, devo dire la verità. Ed ho un po' di disagio perché? Perché il programma della nostra giornata mi attribuisce un compito che non è quello che io oggi svolgerò. Quel compito va oltre quello che io sono in grado di fare e quindi farò altro. Mi limiterò infatti a presentarvi un documento inedito, riemerso di recente, un documento che ha a che fare con uno degli episodi centrali trattati da Gaetano Salvemini, qui c'è la sua immagine, da Gaetano Salvemini in un libro molto, veramente molto noto, forse il più noto, per alcuni addirittura famigerato. Sto parlando del ministro della malavita e questo episodio è quello che riguarda la rielezione nella tornata elettorale del marzo del 1909 del deputato giolittiano Vito De Bellis e con la conseguente avversata convalidazione di questo risultato. Come si sa, come è noto, in quella tornata elettorale nel collegio uninominale di Gioia del Colle De Bellis risultò vincitore. De Bellis era un uomo discusso, era parlamentare dal 1895, ma era discusso soprattutto in quanto era il capofila dei deputati meridionali che sostenevano le politiche del Giolitti, quei deputati che, con termine un po' dispregiativo, erano chiamati gli ascali. De Bellis vinse, ma vinse in virtù di brogli diffusi, di una estesa lì nel suo collegio elettorale di Gioia del Colle, naturalmente, quindi brogli diffusi, di un'estesa copertura che gli venne assicurata dalle forze di polizia e soprattutto in virtù dell'uso dei cosiddetti mazzieri, ovvero malavita locale che venne assoldata per tenere lontano dalle urne, con minacce ed intimidazioni varie, i potenziali elettori dell'avversario. Proprio per questa ragione la sua elezione, la convalidazione, la proclamazione della sua elezione venne fortemente avversata, tanto che fu sancita solo un anno dopo circa, il 24 febbraio 1910, con voto della Camera dei Deputati, voto contro una mozione presentata da due deputati socialisti, Oddino Morgari ed Ettore Ciccotti, mozione che chiedeva invece la decadenza del De Bellis. Salvemini allora era ancora socialista, era addirittura militante socialista in quanto iscritto al Partito Socialista, proprio due settimane prima di questa seduta parlamentare, il 10 di febbraio sempre del 1910, pubblicò la prima edizione del Ministro della Malavita per denunciare proprio lo scempio di civiltà che era stato compiuto a Gioia del Colle.
per utilizzare i termini del libro, in tutta un'altra serie, in un manipolo, dice il libro, in un manipolo di elezioni giolittiane descritte nel libro. Questi fatti, che sono veramente molto noti, non certo li scopriamo oggi, questi fatti costituiscono il contesto del nostro documento di oggi. Documento che io vi dicevo è riemerso solo di recente, perché sono solo poco più di tre anni circa che è tornato disponibile per la consultazione e per lo studio un importante carteggio, attualmente depositato presso l'archivio diocesano di Conversano, ed in copia ce l'abbiamo noi nell'archivio della Fondazione di Vagno, sempre di Conversano. Questo carteggio è corrispondenza di Donato Iaia con alcuni dei maggiori intellettuali italiani della fine della seconda metà del XIX secolo e dei primi anni del XX secolo. Tra questi documenti vi è una lettera datata 12 marzo 1910 che Iaia fece avere a Salvemini. Lettera che non compare fra quelle lettere che sono state raccolte e pubblicate da Sergio Bucchi nei suoi volumi del carteggio salveminiano. Iaia, per chi non sapesse niente di questa personalità culturale italiana, Iaia, che era stato un antico allievo di Bertrando Spaventa, di Francesco Fiorentino, ed era forse l'ultimo epigono della scuola degli Hegeliani di Napoli, era allora cattedratico di filosofia teoretica nell'Università di Pisa, dove, pur essendo ormai abbastanza isolato, aveva formato personalità intellettuali quali quelle di Ernesto Codignola e di Giovanni Gentile, soprattutto. Nell'Università di Pisa in quel momento voleva trasferirsi Salvemini, e voleva trasferirsi Salvemini perché voleva lasciare Messina per avvicinarsi a Firenze, e soprattutto perché voleva cercare, per quanto fosse possibile naturalmente, di lasciarsi dietro le spalle la tragedia della morte della moglie e dei figli nel tremendo terremoto della città siciliana del dicembre del 1908. In questo suo desiderio Salvemini trovò l'appoggio, di Donato Iaia, ma si scontrò invece contro l'ostilità di tutta una serie di altri ordinari dell'Ateneo Pisano, tra i quali soprattutto due autorevolissimi senatori, Ulisse Dini e Alessandro D'Ancona, il secondo dei quali giunse a dichiarare che Salvemini non era un professore ma un socialista in senso dispregiativo, no? Questa è la citazione esatta tratta da una lettera di Salvemini a Benedetto Croce, a cui sto facendo riferimento. Ora, è a questo punto che si situa la nostra lettera. Lettera che ad un primo esame si presenta come un documento molto singolare. Se mi permettete, anche se mi lasciate utilizzare il termine, direi addirittura come, in una certa misura, come un documento e come una lettera scombinata. Una descrizione della struttura è facile da darsi. Non è molto lunga, è formata da due parti, e le due parti sono collegate da una frase cerniera che ha lo scopo, questa frase vorrebbe avere lo scopo, di dare continuità concettuale al discorso dello scritto. In realtà, in modo tale che ciò che è scritto nella prima parte sia una sorta di premessa necessaria per ciò che è scritto nella seconda parte. In realtà però questa conseguenzialità per il lettore è ben poco evidente, anzi addirittura le due parti che costituiscono la lettera sembrano più giustapposte che legate. Analizziamo un attimino la lettera, vediamo, questa è la busta nella quale era contenuta la lettera, questa invece è la prima facciata della lettera, e queste sono la seconda e la terza facciata della lettera. Ora, l'incipit, che è molto efficace nella sua essenzialità, della lettera stessa, naturalmente, dichiara la ragione dello scritto. Se mi permettete, ve lo leggo.
Mio caro Salvemini, dopo la lunga chiacchierata di alcuni giorni or sono, nel nostro primo conoscerci, permettetemi oggi una breve domanda. La domanda è molto puntuale, anche se è espressa in uno stile abbastanza enfatico. Cito un'altra volta. Non è vero che senza l'irrompere violento del Chiesa nella sua interrogazione del 4 marzo avremmo avuto con un procedimento sereno un ammonimento più alto e solenne a tutela di un avvenire migliore per tutti e di uno spettacolo disastroso e animalesco di meno negli annali della vita parlamentare? Ora, nelle righe che abbiamo letto vi è in realtà qualche cosa di problematico ed è quella data, il 4 marzo, che è segnata, che evidentemente fa riferimento ad una seduta della Camera dei Deputati. Il 4 marzo 1910, era un giovedì, in effetti si tenne una seduta della Camera dei Deputati molto turbolenta. Questo è l'articolo dell'Avanti del 5 marzo del 1910 che descrive quello che avvenne alla Camera dei Deputati, è un articolo di cronaca parlamentare, dicevo che descrive quello che avvenne nella Camera dei Deputati il giorno precedente. In quella tornata, in quella seduta parlamentare, Eugenio Chiesa, che era uno dei leader dell'estrema repubblicana del tempo, presentò una mozione nella quale stigmatizzava, tutto questo l'ho ricavato naturalmente da questo articolo, dicevo, nella quale stigmatizzava il comportamento dell'allora ministro della guerra, alcuni comportamenti dell'allora ministro della guerra, il generale Prudente, ritenendo che questi comportamenti fossero pericolosi per la sicurezza dello Stato. Nella discussione che seguì nella presentazione della mozione, Chiesa aggredì verbalmente con la sua solita veemenza il ministro. Questi i fatti del 4 marzo, ma questi fatti in realtà poco si attagliano a quello che abbiamo appena letto. Infatti Gaetano Salvemini, che allora non era deputato, non fu certamente dietro la mozione del Chiesa, perché della questione che trattava la mozione lui non se n'era mai interessato e mai se ne interesserà. Né d'altra parte la mozione in una qualche misura può avere a che fare con la questione della democratizzazione della vita politica italiana del tempo, che a giudicare da alcuni accenni che vi sono nella seconda parte della lettera sembra essere la ragione forte dello scritto di cui stiamo trattando. Detto questo, quindi, io ritengo che in realtà Iaia sia incorso in un errore nello scrivere quella data di giovedì 4 marzo 1910 e volesse fare riferimento invece al giovedì della settimana precedente. Il giovedì della settimana precedente era per l'appunto il 24 febbraio 1910, ovvero quel giorno in cui alla Camera dei Deputati venne discussa la mozione di Morgari e di Ciccotti, mozione che Iaia attribuisce a Salvemini, mozione che chiedeva, come dicevamo prima, la decadenza da deputato del De Bellis. Ma anche con questa precisazione, comunque, nella lettera e nelle righe dello Iaia c'è qualche cosa che non funziona. Anche questo che vi sto per dire l'ho ricavato da alcuni articoli, da due in realtà articoli, della cronaca parlamentare dell'Avanti. Questo è l'articolo della cronaca parlamentare dell'Avanti del 25 febbraio 1910 e questo è l'articolo della cronaca parlamentare dell'Avanti sempre del 26 febbraio del 1910. Questi due articoli descrivono quello che avvenne nella seduta della Camera dei Deputati del 24 febbraio, quando si discusse la mozione sul De Bellis. Ora, da questi articoli si ricava che Chiesa intervenne sì nella discussione ed intervenne con la sua solita veemenza,
ma molto più accesi nella discussione, oltre ad essere anche molto più puntuali, furono sia il Morgari che il Ciccotti, ma soprattutto due altri deputati dell'estrema repubblicana del tempo, Quaglino e Podrecca, i quali, a giudicare dalla cronaca dell'Avanti, furono i veri protagonisti dei cosiddetti tumulti, il titolo dell'articolo precedente dell'Avanti, dei cosiddetti tumulti del parlamentari del 24 febbraio, e furono loro piuttosto che in chiesa, A complicare però la situazione, se mi permettete, a rendere ancora un po' più oscuro lo scritto dello Iaia, vi è una coda, per così dire, filosofica a questa prima parte della lettera, che ora vi leggerò, vi chiedo sempre perdono. Né si stia a distinguere tra la cosa e il modo, questo lo scrive Iaia a Salvemini, nella cosa la sostanza, la permanenza, il buono, e nel modo l'accidentalità, la transitorietà. No, il modo, a chi guarda con occhio di filosofo, giudice Spinoza, è cosa ancor esso, i modi umani altro non essendo che stati della potenza pensante, stati in cui questa suprema potenza della vita manifesta se stessa. E non è indifferente che lo stato suo negli individui sia questo o quello, inferiore o superiore, più vicino alla base che è il mondo animale, rapporto pure semplice fra azione e reazione, o più in alto, dove fra azione e reazione si interpone un terzo fattore, la riflessione, illuminatrice suprema e direttrice autonoma di tutta l'immensa operosità della vita. Allora, quello che vi ho appena letto è veramente molto interessante, ed è molto interessante non solo per la storia della rinascita degli studi in Italia su Spinoza all'inizio del XX secolo, ma anche perché in una certa misura dice più di quello che afferma. Ora, è ben noto, e Iaia ben lo sapeva, che in Spinoza la sostanza che è unica, nella metafisica di Spinoza, la sostanza che è unica ha infiniti attributi, due soli però coglibili dallo spirito umano: l'estensione e il pensiero o sostanza pensante. Questi attributi poi a loro volta si manifestano attraverso modi infiniti e modi finiti. Modo finito della sostanza pensante è il pensare, mentre i modi finiti della sostanza pensante sono i singoli pensieri. Quindi, quando Iaia, nelle righe della lettera che vi ho letto prima, fa riferimento ai modi umani si riferiscono a loro volta alla sostanza pensante, non sta parlando di comportamenti, ma sta parlando di pensieri errati perché troppo frettolosi, prodotti da una riflessione troppo frettolosa. Quindi non sta certamente parlando dei comportamenti tenuti da Chiesa nella riunione della Camera dei Deputati del 24 febbraio 1910. E a questo punto che compare la seconda parte della lettera, seconda parte introdotta da quella frase cerniera che, come vi dicevo, non riesce in realtà a ricucire lo strappo esistente tra i due spezzoni della lettera. Ve la leggo questa seconda parte. Scrivo a voi che avete ingegno, non aggiungo altro, non sono le lotte che mancheranno mai nella vita, sono gli individui che devono in perpetuo sforzare la potenza interiore pensante a meglio condurle, lì è tutto e lì è il difficile. Di fronte al proletariato, oggi, il segreto della cui esistenza è pur negli intimi recessi della potenza pensante, la riflessione non è madre sicura di progresso se non è consigliera ad un tempo di moderazione e di calma. Questa seconda parte, come vi dicevo, da una parte intorpidisce di più le acque, permettetemi anche questa volta il termine, ma allo stesso tempo ci fornisce la chiave di volta che ci permette di comprendere, io ritengo, l'intero scritto. Perché, voglio dire,
in prima battuta la domanda che sorge subito alla mente di chi sta leggendo è: per quale ragione Iaia scrive a Salvemini per rimproverare a Chiesa le urla, gli insulti e tutto quello che era avvenuto nella riunione parlamentare del 24 febbraio? Cosa avrebbe potuto rispondere Salvemini se non delle parole vuote o delle frasi generiche? Eppure Iaia sottolinea: scrivo a voi che avete ingegno, e poi fa quei riferimenti a quella necessità di meglio condurre le lotte per il progresso del proletariato, ovvero per la democratizzazione della vita politica italiana del tempo. È proprio quello scrivo a voi che avete ingegno che a mio parere rappresenta la chiave di volta di tutto lo scritto. Chiave di volta che ha come sotteso un sottotesto che è condiviso tra i due interlocutori, che per noi non è immediatamente evidente, ma che per loro invece era ben presente alla loro mente. Due giorni prima della data del 12 marzo, della data della lettera, La Voce, il settimanale fiorentino su cui scriveva Salvemini, nel numero del 10 marzo, pubblicò un articolo di Salvemini dal titolo Dopo la vittoria giolittiana, nel quale Salvemini stesso, nel commentare l'avvenuta convalidazione dell'elezione del De Bellis, così scrive: l'atteggiamento, ve lo faccio anche vedere quello che sto per leggere. Allora, l'atteggiamento della malavita giolittiana di fronte alle elezioni di Gioia del Colle rende non solo lecita, ma addirittura doverosa nell'Italia meridionale qualunque più selvaggia reazione contro gli agenti del governo quando si trasformano in agenti elettorali. Parlare di violenza è delitto, e peggio che delitto è stupidità, finché non resta aperta una sola via di persuasione pacifica e d'azione legale. Ma quando la violenza è compiuta contro di noi, nel momento in cui esercitiamo il diritto di voto e ci sforziamo di tradurre legalmente e legittimamente in atto il nostro ideale politico, quando questa violenza, documentata dalla stessa autorità giudiziaria, viene da una maggioranza parlamentare di delinquenti approvata e incoraggiata per l'avvenire, allora l'uso della violenza da parte nostra non è solo un diritto, è soprattutto un dovere. Come avete sentito e come potete leggere, le parole del Salvemini sono parole molto dure, e i pensieri che sottendono queste parole sono pensieri molto radicali. Parole e pensieri che probabilmente, a mio modo di vedere, erano il vero obiettivo della lettera di Iaia. Lettera con la quale Iaia voleva spingere ad una maggiore ponderazione Salvemini, adombrandogli la possibilità di uso distorto che poteva essere fatto di quelle parole, di quei pensieri, da parte di chi non aveva nessuna intenzione di democratizzare la vita pubblica italiana. Quando circa 35 anni dopo, siamo nel 1945, nel suo esilio americano, Salvemini scrive l'introduzione al libro di Arcangelo William Salomone sull'età giolittiana in Italia, probabilmente non ricordava più queste parole dello Iaia. Iaia, tra l'altro, era già morto da più di 30 anni in quel momento. Però in quella introduzione c'è una famosa pagina del Salvemini, nella quale Salvemini, vi faccio vedere il passo a cui sto facendo riferimento, nella quale Salvemini, pur ribadendo il suo giudizio sull'operato del Giolitti come un operato corruttore della democrazia italiana in cammino, però fa ammenda degli errori politici commessi, errori politici che, cito una breve parte, favorirono la vittoria di quei gruppi militaristi e nazionalisti reazionari che trovavano la democrazia del Giolitti perfino troppo perfetta.
è tanto pericolosa, dico io, da dover essere cancellato, come avvenne, da dover essere cancellata, così come avvenne dopo la Prima Guerra Mondiale. Ormai, quindi, la distanza dalle parole dello Iaia era minima. In fondo, la convinzione che di fronte ai complessi percorsi della democrazia non possano esistere scorciatoie era, in buona misura, la stessa. Vi ringrazio. Va bene, io intanto anch'io ringrazio la Fondazione Di Vagno per questo invito e per l'opportunità che mi si dà di inserirmi in questo, a quanto ho potuto leggere, non presente, ricco ciclo di interventi, di lezioni sull'opera di Gaetano Salvemini. Io parlerò di un oggetto abbastanza determinato, cioè la concezione della democrazia di Salvemini. Un oggetto determinato perché ad essere messa a fuoco questa concezione da parte di Salvemini è piuttosto tardi. Soltanto a partire dagli anni in cui in Italia il regime fascista si afferma, Salvemini, che da sempre era un democratico, che da sempre aveva combattuto per la democrazia e contro l'oppressione, contro la corruzione, contro le patologie del regime liberale, come abbiamo testé sentito, da sempre era stato un intellettuale militante per la democrazia, solo in questa stagione, anche in virtù di un ripensamento sull'esperienza passata e sulle sconfitte di alcune importanti lotte che pure avevano segnato tutta la sua biografia, ecco, soltanto a partire da questo momento Salvemini giunge a dare ordine alle sue idee sulla democrazia. Ed è un'operazione però molto significativa perché, lo dico con convinzione, questi scritti salveminiani della maturità sul tema della democrazia costituiscono quanto di meglio la tradizione politica italiana tra 800 e prima metà del 900 abbia prodotto. Perché la teoria politica italiana, il pensiero politico italiano è stato ricco indubbiamente fin dalla stagione del Risorgimento, fin dagli albori del Risorgimento, di saggi, di perorazioni, anche molto appassionate ed enfatiche, in direzione di una riforma delle istituzioni politiche che desse la voce al popolo e che quindi a pieno diritto potesse chiamarsi democrazia. E prima di tutti va citato in questo orizzonte Giuseppe Mazzini. E tuttavia questo pensiero, questa tradizione si è caratterizzata sempre di più per la passione, per, diciamo, pure anche il sentimento politico che portava ad azioni e portava ad impegno e portava a manifestazioni di grande coraggio civile, ma meno invece per l'articolazione concettuale, quindi anche la capacità di affrontare i problemi nella loro dura resistenza alle volizioni e ai desideri dei soggetti. Non basta desiderare e volere una cosa per averla, bisogna dotarsi anche degli strumenti che non sono solo concetti ovviamente, ma sono poi anche organizzazioni, istituzioni che consentano di attuare quei fini. E nella ricerca di questi strumenti per attuare i fini bisogna sempre comunque fare
rigorosamente i conti con la realtà che a quelle trasformazioni fa resistenza. Prescindere da questo porta inevitabilmente allo scacco, alla sconfitta, e il giovane Salvemini ne aveva dovuto più volte fare esperienza di ciò. Dicevo, questa tradizione italiana, che aveva avuto certamente in Mazzini e nei mazziniani nell'Ottocento un grande empito ideale, ma che poi si era assestata dopo l'unità, nella seconda metà dell'Ottocento, nel primo Novecento, su posizioni che erano invece fondamentalmente critiche della democrazia. Se pensiamo ai grandi, veramente grandi intellettuali italiani tra 8 e 900, abbiamo a che fare sempre con dei critici della democrazia, più o meno radicali. Faccio quattro nomi, che sono i nomi dei più rilevanti autori riconosciuti anche oggi dalla critica internazionale come le voci più autentiche dell'Italia otto-novecentesca: Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, i teorici delle élite. Introduco questo tema perché sarà importante adesso per capire la posizione di Salvemini. Gaetano Mosca era un giurista palermitano che scrive alla fine negli anni 90 un libro, Elementi di scienza politica, in cui, andando oltre il diritto costituzionale, vuole analizzare come funziona la politica in concreto, ed aveva già scritto 10 anni prima un libro che aveva avuto una grande diffusione, Teorica dei governi e governo parlamentare, in cui si era fatto critico radicale del parlamentarismo, del trasformismo, della corruzione dei parlamenti, e aveva assunto posizioni che naturalmente era facile qualificare come antidemocratiche. Vilfredo Pareto, un grande economista, scrive all'inizio del Novecento un libro sui sistemi socialisti in cui analizza già il problema della democrazia, è autore di un grande trattato di sociologia, oggi purtroppo non più molto letto, anche perché è poco invitante alla lettura, ma certamente un'opera molto importante. Pareto fu un critico, soprattutto negli anni della maturità, radicale della democrazia e delle sue illusioni. Gli altri due nomi da fare sono certamente Benedetto Croce, il papa laico della cultura italiana del primo Novecento, grande liberale, per quanto il suo liberalismo sia in una declinazione metapolitica, la storia umana come storia della libertà, ma questa libertà crociana non si traduce mai nelle sue analisi in una determinazione molto precisa degli istituti che ad essa danno corpo. È una visione piuttosto di filosofia della storia che non un'analisi in concreto di come funzionano gli stati di diritto liberali. E l'altro è Giovanni Gentile, che è ancora più lontano, se vogliamo, da una concezione della democrazia quale noi la intendiamo, sulla scia della tradizione del liberalismo come democrazia costituzionale. Semmai Gentile pensava alla democrazia nazionale, ma la democrazia nazionale è la democrazia plebiscitaria, è la democrazia del capo che incanta le masse, si fa applaudire, con un plebiscito si fa porre sul trono. Quindi qualcosa di molto lontano da quello che i teorici classici della democrazia, a partire dal Settecento e poi tutto il pensiero politico del Novecento, hanno considerato propriamente democrazia. Quindi da questo punto di vista il panorama della storia del pensiero politico italiano sul versante della democrazia non è particolarmente incoraggiante o meritevole di grandi apprezzamenti.
Ci sono poi situazioni e figure anche minori che hanno scritto saggi importanti. Adesso non voglio essere eccessivamente drastico nel giudizio, ma nemmeno modifico questo giudizio di un relativo ritardo nell'elaborazione di determinati temi sulla democrazia, che certamente sconta anche degli altri ritardi storici della nostra nazione, il più evidente dei quali è ovviamente il tardivo conseguimento dell'unità nazionale, la fondazione dello Stato, eccetera. Rispetto a questo panorama, l'eccezione è Salvemini. Ed è, come dicevo, però il Salvemini che incomincia a ragionare sulla storia italiana dell'anteguerra e dell'immediato dopoguerra a partire dal 1922, quando una certa storia di progressivo indebolimento delle istituzioni liberali e di incapacità di queste istituzioni di assorbire le nuove spinte che vengono da un elettorato più largo che intanto si è organizzato anche in partiti politici, il Partito Socialista che nasce negli anni 90, nell'immediato dopoguerra, prima guerra mondiale, come sapete, nascono i popolari, nasce il Partito Comunista, quindi ci sono nuovi soggetti e tuttavia la presenza di questi soggetti e lo sforzo, per esempio, giolittiano di dialogare con il Partito Socialista o di reintegrare i cattolici nella vita nazionale non hanno dato un esito positivo, o comunque laddove avrebbero potuto darlo, questo esito è drammaticamente interrotto dalla Prima Guerra Mondiale, che dobbiamo sempre ricordare è stato un grande terremoto sociale nelle nazioni europee, terremoto sociale e politico, con il suo sradicamento delle popolazioni portate nelle trincee per anni, eccetera, e che avrà delle conseguenze pesantissime su tutti gli sviluppi del dopoguerra in Italia e negli altri paesi europei. La vera cesura che poi segna un nuovo inizio, le dittature del dopoguerra, le forti tensioni e quindi anche il ciclo totalitario di cui il fascismo italiano nel 22 sarà l'antesignano. Ebbene, a partire dagli anni 22-25, vediamo nelle pagine dei suoi diari di questi anni, Mazzini incomincia a mostrarsi consapevole di alcune questioni di fondo. Primo, incomincia ad essere consapevole che liberalismo e democrazia non sono certamente la stessa cosa, però non sono nemmeno, come i socialisti di ieri e anche in parte lui pensava, due cose opposte. Liberalismo e democrazia si devono coniugare, sono due cose che devono stare insieme. La democrazia in fondo è il completamento del liberalismo, che aveva garantito i diritti personali e i diritti politici di pochi. Adesso si tratta di estendere questi diritti civili e politici a tutti, ma da questo punto di vista c'è continuità e non opposizione. Liberalismo e democrazia non devono combattersi come due antagonisti. Questo è un primo elemento importante. Un altro elemento importante è che la via della realizzazione degli ideali democratici non può essere la via rivoluzionaria, ma deve essere la via delle riforme. Salvemini non abiurerà mai alla convinzione che ci sono situazioni nella storia a cui prima si alludeva, in cui di fronte ad un sistema politico oligarchico, autoritario, oppressivo, chiuso,
non resta a chi combatte per le libertà e per la democrazia altra via che quella della rivoluzione. Questo lui non lo negherà mai. Però si rende conto che invece laddove sussiste la possibilità di agire riformisticamente a partire da una base liberale, allargandola in senso democratico e utilizzando le istituzioni democratiche per conseguire i risultati che si vogliono ottenere, occorre scegliere questa via, perché la via rivoluzionaria offre ai reazionari, ai conservatori, alle oligarchie, al potere, il destro di intervenire con la repressione e di spegnere qualsiasi sussulto di democrazia, ma anche di libertà in quel determinato paese. Quindi c'è in questi anni una riflessione sofferta ma molto precisa dal punto di vista analitico sulle due strade che si aprono ai soggetti che vogliono lottare anche per la giustizia sociale, riforme e rivoluzione, e la piena consapevolezza di quali siano i rischi della via rivoluzionaria. Negli anni successivi, guardando, perché continuerà a guardare con occhio critico non soltanto al fascismo italiano ma anche ad altre realtà e in particolare a quella dell'Unione Sovietica, Salvemini diventerà presto consapevole che lì la rivoluzione certamente ha abbattuto il vecchio capitalismo, ha eliminato determinate patologie di una società che fra l'altro era anche in larga misura precapitalistica, estreme ingiustizie sociali, ma aveva edificato un sistema totalitario che negava le libertà fondamentali e che rendeva in fondo un rito sostanzialmente vuoto perché conformistico le stesse elezioni democratiche. Ecco. Riflettendo su questo, l'altro punto fermo della sua riflessione, qui siamo già al nucleo della sua concezione matura della democrazia, la democrazia dice si compone di tre elementi fondamentali che non possono essere disgiunti: i diritti individuali, le libertà politiche e le istituzioni rappresentative. Per avere democrazia ci devono essere tutte e tre queste cose. Devono essere tutelati e preservati i diritti di libertà fondamentali, il nucleo delle libertà civili, a cominciare dalla libertà di religione, di culto, libertà di stampa, eccetera. Ci devono essere le libertà politiche, quindi il diritto di partecipazione al voto, il suffragio, il diritto di associazione, il diritto di fondare, organizzare partiti politici, e ci devono essere le istituzioni rappresentative. Qui ecco Pareto, che non rinnegherà la lezione che lui aveva appreso già dai primi anni del Novecento degli elitisti Mosca e Pareto, che erano critici del parlamentarismo, incomincerà a dire: attenzione, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Il parlamentarismo può conoscere delle corruzioni, il ministro della malavita è quello che succedeva in tante situazioni nella politica italiana, sotto Giolitti, prima, dopo. Il parlamentarismo porta con sé il clientelismo, il trasformismo, sono questi dei mali, questi mali vanno combattuti, ma l'idea dell'istituzione rappresentativa in quanto tale non può essere messa in discussione, perché se mettiamo in discussione questa, viene a mancare il canale per la espressione politica di quelle domande di diritti, di quelle domande di libertà che costituiscono
il sangue vivo della vita democratica. E qui incontriamo appunto con la lezione di Mosca e Pareto questa cosa che è l'elitismo, la dottrina dell'élite. Salvemini può essere considerato un rappresentante tipico di quella che i politologi della seconda metà del Novecento hanno chiamato elitismo democratico, che continua ad essere sostanzialmente l'idea che accomuna tutti i democratici contemporanei consapevoli della complessità dell'oggetto democrazia. Cosa dicevano Gaetano Mosca e Pareto? Dicevano una cosa evidente che non si può contestare, anche se si è spesso cercato di contestarla denunciando quella posizione come conservatrice, per esempio lo fa Antonio Gramsci nei Quaderni a più riprese. Diceva: non c'è nessun sistema politico in cui a governare, esercitare il potere non sia una, Mosca la chiamava, minoranza organizzata. Pareto usa, che era di formazione francese, era anche nato a Parigi, insegnava in Svizzera, a Losanna, preferisce un termine francese, élite, ma sostanzialmente le due cose vogliono dire, i due termini vogliono dire la stessa cosa. C'è sempre in una società una minoranza che detiene il potere, innanzitutto materiale, la ricchezza. Pareto, da economista, aveva sviluppato anche una piramide del reddito in cui faceva vedere appunto che in tutte le società c'è una base larga, basso reddito, e poi la ricchezza si concentra al vertice della piramide. Ma anche il potere politico viene esercitato da pochi. Questo è un dato che noi riscontriamo in tutte le società. Cosa dicevano Mosca e Pareto in polemica con i democratici del proprio tempo, in polemica in Italia per esempio con i mazziniani? È un'illusione credere che in democrazia le cose siano radicalmente cambiate. Anche nelle democrazie c'è la minoranza organizzata, andate a cercarla nei parlamenti, andate a cercarla nei ministeri, andate a cercarla in determinati luoghi, ma c'è anche lì, il potere non è esercitato da tutti. E Mosca e Pareto soprattutto, quasi si divertivano nell'irridere le illusioni di chi pensava che la democrazia avrebbe creato un'eguaglianza totale, eccetera, eccetera. Salvemini riflette su questa lezione. Per onestà va detto che anche Gaetano Mosca, in quegli stessi anni, quando vede andare il fascismo al potere, pubblica un secondo volume dei suoi Elementi di scienza politica, in cui corregge un po' il tiro e dice: sì, io me la prendevo tanto con il parlamentarismo corrotto, ma le istituzioni rappresentative invece, da buon liberale, le voglio conservare. Quindi una maturazione c'è anche in pensatori elitisti. Però fino alla fine della sua vita Mosca non è mai diventato un pensatore democratico, come non lo è diventato Pareto. La generazione che invece vive tutta questa stagione tra le due guerre mondiali riflette su quell'esperienza e matura le posizioni dell'elitismo democratico, che sono, ripeto, diventate poi la posizione dominante del pensiero democratico della seconda metà del Novecento a livello internazionale. Faccio grossi nomi: Raymond Aron. Aron è uno dei maggiori intellettuali francesi del dopoguerra. Joseph Alois Schumpeter, un economista viennese che va ad Harvard, e lo cito perché ad Harvard adesso finirà anche Salvemini, e i due si conoscono e ci sarà anche un certo trapasso di idee dall'uno all'altro. Ebbene, Schumpeter dice sostanzialmente la stessa cosa, e cioè che cosa precisamente? Dice: sì, è vero che anche nelle democrazie ad esercitare il potere è una minoranza, però la differenza fondamentale tra le democrazie e i regimi autoritari, o se volete nella storia le oligarchie chiuse,
oligarchie chiuse, la serrata del Gran Consiglio, pensate Venezia, queste oligarchie ristrette, sta nel fatto che nelle democrazie ci sono delle elite, dei gruppi organizzati, delle minoranze organizzate che competono fra di loro. Nelle democrazie competono anche nella forma del partito politico e quindi sottopongono i loro programmi al giudizio e quindi rendono possibile la rappresentazione in seno a quell'istituzione rappresentativa che è il Parlamento di posizioni quantomeno differenti. Magari non saranno posizioni radicalmente differenti, chi vuole la luna non troverà rappresentanza nei parlamenti e nelle istituzioni rappresentative, ma certamente Salvemini, che era un realista, che voleva sempre era un empirista, che voleva sempre guardare ai fatti, dice: c'è una bella differenza tra una situazione in cui non c'è possibilità di alternativa, non c'è opposizione, non c'è diritto di opposizione, non c'è competizione tra partiti, e una situazione in cui invece questa possibilità c'è. Lo stesso sul tema del consenso. Per esempio, nel dibattito italiano in anni non troppo lontani suscitò un certo scandalo la tesi di uno dei nostri maggiori storici e il maggiore biografo di Mussolini, Renzo De Felice, quando definì gli anni 30 gli anni del consenso, e tutti ma era fascismo, cioè, no, era anche giusta questa affermazione. Il consenso c'è stato, però se il consenso è indotto con mezzi propagandistici a senso unico, dove l'opposizione è proibita e dove gli oppositori sono perseguitati, è chiaro che il consenso assume una valenza distorta rispetto alle situazioni in cui l'espressione del dissenso è libero. E Salvemini diceva: attenzione, sia nelle democrazie che nei regimi autoritari c'è anche consenso, però dobbiamo vedere quanto, a che condizioni. Bisogna avere il senso delle proporzioni, avere il senso delle proporzioni. E quindi, ecco, questi sono gli elementi su cui lui insiste. Dicevo, Schumpeter, come Schumpeter, adesso gli addetti ai lavori considerano Schumpeter il teorico che ha elaborato quella che si chiama teoria competitiva della democrazia, perché appunto dice questa cosa qui, che a differenza di quanto pensavano i filosofi del 7 e dell'Ottocento, che quando parlavano di democrazia parlavano con Rousseau di volontà generale, parlavano di bene comune, dicevano che la rappresentanza era la rappresentanza di tutti, il Parlamento. Ecco, Schumpeter dice: no, ma queste sono idee molto così, molto alte ed astratte, prendiamola un po' più, vogliamo un po' più basso, andiamo a vedere. In realtà la democrazia che cos'è? È un metodo mediante il quale, attraverso la competizione di partiti che hanno differenti programmi elettorali, si giunge a delle decisioni politiche, alla formazione di un esecutivo che prenderà delle decisioni politiche. E contrapponeva questa teoria che lui chiamava competitiva della democrazia alla teoria ottocentesca, settecentesca, un po' russoiana. Russoiana, oggi i grillini l'hanno rimessa in pista, ma evidentemente non hanno mai letto Schumpeter e non hanno letto i classici dell'elitismo democratico, perché sennò alcune cose differenti su questo le potrebbero dire, rispetto appunto alla teoria classica della democrazia, che era una nobile teoria filosofica, ma che indubbiamente non si è realizzata da nessuna parte nel mondo. Ebbene, Schumpeter è diventato, ha legato il suo nome a questa teoria in virtù di un libro che lui pubblica quando è ad Harvard negli Stati Uniti nel 1942. Questo libro si intitola Capitalismo, Socialismo e Democrazia, è naturalmente anche da molto tempo tradotto in italiano, l'avevano tradotto le gloriose edizioni di Comunità in anni lontani.
Se andiamo però a vedere, noi scopriamo che tra il 34 e il 42 negli Stati Uniti Salvemini aveva tenuto molte conferenze su questo tema, aveva pubblicato anche su in organi importanti, riviste importanti, eccetera, tesi assolutamente simili, ed è, almeno io ho sostenuto in un mio lavoro, che è assolutamente plausibile ritenere che Schumpeter, oltre ad avere imparato da molti altri autori della tradizione tedesca, a cominciare da Max Weber, a cui dobbiamo una prima grande teoria matura della democrazia novecentesca all'inizio del Novecento, tra il 18 e il 20, Max Weber, questo grande intellettuale sociologo tedesco, scrive delle cose molto importanti, oltre ad aver assorbito tutta una serie di elementi che venivano dal dibattito austriaco-tedesco su questi temi, certamente aveva conoscenza degli scritti di Salvemini, che era suo collega ad Harvard. Poi è possibile che i due, non, dalle biografie eccetera, si capisce che i due non si erano tanto simpatici. Schumpeter era un damerino viennese che amava raccontare di sé che una maga in giovane età gli aveva pronosticato che sarebbe diventato il più grande economista viennese, l'uomo più fortunato con le donne di Vienna e il miglior cavallerizzo, e lui faceva sempre la battuta: peccato che non ho imparato ad andare a cavallo, no? Ecco, capite che un personaggio così a Salvemini non poteva andare troppo a gusto, e quindi tra i due non ci deve essere stata simpatia. Ma sapete come sono i college americani: tra fellows ci si incontra a pranzo, ci si deve scambiare le opinioni eccetera, ci si racconta quello che si fa, e quindi è abbastanza... Questo per adesso, non per andare a fare la storia del primato, chi viene prima eccetera, ma per dire che da questo punto di vista Salvemini non è un prodotto oscuro di una qualche storia locale, è veramente un intellettuale che sul tema della democrazia sta all'altezza dei grandi teorici della democrazia del Novecento, che hanno ispirato poi la scienza politica successiva. E allora chiudo con ancora due notazioni che riguardano proprio il dopo, perché Salvemini, al di là di alcuni estimatori che venivano dalle sue frequentazioni degli anni dell'esilio o poi anche immediatamente successive in Italia, nell'Italia del dopoguerra, in fondo anche sulla teoria della democrazia ha avuto due eredi indiretti, molto indiretti, almeno il secondo, che senza espliciti riconoscimenti, il primo invece di riconoscimenti gliel'ha dati, che sono niente ma un po' di meno che il maggior filosofo politico che l'Italia del dopoguerra abbia avuto e il maggior scienziato della politica che l'Italia del dopoguerra abbia avuto. Il primo si chiamava Norberto Bobbio, il secondo si chiamava, perché è scomparso anche lui non molto tempo fa, Giovanni Sartori. Tra i politologi mondiali, perché lui, come Salvemini, ha passato gran parte della sua vita a insegnare negli Stati Uniti, Sartori è considerato il padre nobile della teoria competitiva della democrazia, che ha sviluppato le intuizioni di Schumpeter e le ha rese sempre più precise, il rapporto sui sistemi di partito, il pluralismo polarizzato, tutte queste cose qua. Ma Bobbio scrisse su Salvemini piuttosto tardi, per dei convegni della metà degli anni 70, uno intitolato, guarda caso, Salvemini e la democrazia, l'altro la non filosofia di Salvemini, non filosofia perché analizzava, diciamo così, anche le polemiche
una certa ostilità di Salvemini nei confronti di certo filosofume che amava circolare. Certamente un bersaglio è Croce, ma poi c'è anche di peggio, c'è chi facendo il verso ad un grande intellettuale come Croce riusciva anche a essere ancora più nebuloso e soprattutto a coprire posizioni politiche mai chiare. Salvemini voleva sempre sapere, quando aveva un interlocutore, quali fossero precisamente le sue posizioni, e le nebulosità non gli potevano piacere. Ebbene, è vero, in quei testi Bobbio riconosce tutto quello che c'è da riconoscere a Salvemini e dice, dice nel profilo ideologico del Novecento che lui aveva pubblicato nel 68, aveva scritto che Salvemini era stato un grande democratico ma non un teorico della democrazia, così come invece si poteva dire che Einaudi era stato un teorico del liberalismo. Nel saggio del 75 si corregge e dice: non è vero, ho sbagliato su quello, dobbiamo considerare Salvemini anche un teorico della democrazia. Evidentemente era andato a rivedersi i testi che poi molti di noi non hanno conosciuto fino ad anni tardi, perché soltanto nel 2008, per i tipi di Bollati Boringhieri, per merito di Sergio Bucchi, i saggi fondamentali di questo periodo americano di Salvemini sulla democrazia sono stati raccolti in un volumetto, e quindi adesso che è veramente un grande concentrato di tutte le idee di Salvemini sulla democrazia. E invece negli anni precedenti questi testi, alcuni perché appunto non ancora tradotti, dispersi in riviste o volumi americani degli anni 30, insomma più nessuno li era andati a rileggere. Ma ecco, Bobbio se li va probabilmente già lì, se non tutti, alcuni, a rileggere, ed è perfettamente consapevole. Teniamo però presente che è vero che negli anni 50, quando Bobbio cerca di far fare un passo avanti al dibattito sulla democrazia in Italia, in quel libro importante che è Politica e Cultura, che appare nel 1955, lui ha un interlocutore, a parte il fronte comunista, ha un interlocutore importante che è Croce. C'è un saggio, Croce in liberalismo, in cui critica Croce perché dice: in Croce c'è l'idea di libertà ma non ci sono le istituzioni, che era proprio quello cui stava a cuore a Salvemini. Però c'è anche un passo in quel saggio, una nota in cui lui mostra di essere stato mosso a scrivere quel testo proprio dalla lettura di una recensione che Salvemini aveva fatto, un'opera sul pensiero politico di Benedetto Croce. Quindi diciamo l'impulso salveminiano nel pensiero di Bobbio non è tardo, non è che Bobbio si accorge in età matura di non aver scritto prima su Salvemini e lo legge adesso. No, lo aveva letto prima, e diciamo il lievito salveminiano è già ben presente nel Bobbio post-azionista degli anni 50 e di Politica e Cultura. Sartori non cita mai Salvemini, penso. Insomma, c'è una nota prolusione all'Università di Firenze nel dopoguerra di Salvemini a cui Sartori era presente, e Sartori poi nei suoi anni americani non può non aver incontrato questi testi, eccetera. Quindi ecco, io su Bobbio Salvemini ho scritto una cosa, vi ripropongo, se ci riuscirò prossimamente, anche di scriverne una su Salvemini e Sartori, perché secondo me anche qui possono venire fuori ancora delle cosette, al di là del fatto che sia, lo citi, che non lo citi, che questo rapporto sia così diretto, sia un po' filtrato. È indubbio anche qui che c'è un'assoluta consonanza tra le tesi salveminiane e quelle che poi la politologia alla Sartori ha presentato negli anni. Chiudo con una citazione da Salvemini che è un po' che è ancora
inedita in un contesto critico, ma che è un passo di appunti che già Sergio Bucchi aveva utilizzato nella sua prefazione a questa raccolta sulla, di scritti Salve Mignani sulla democrazia, che dice molto sul realismo politico di Salvemini e anche in generale sul suo orientamento. Dice: ci viene detto che nell'altro mondo potremmo scegliere tra il paradiso, il purgatorio e l'inferno, ma in questo mondo la nostra libertà di scelta è assai più limitata. Possiamo scegliere soltanto tra il purgatorio e l'inferno. La democrazia è il purgatorio, la dittatura è l'inferno. Sforzatevi di migliorare il purgatorio della vostra democrazia, ma badate bene a non cadere nell'inferno di una dittatura. Ecco, questo è un monito che può valere benissimo per noi oggi, e mi permetto di dire può valere anche nei confronti di tutti quei mal di pancia che i democratici dei vari paesi europei oggi provano nei confronti delle istituzioni europee, che certamente dal punto di vista della concezione classica della democrazia presentano delle storture, non rispondono ad una logica di rappresentanza diretta come ce la immagineremmo in un piccolo comune, quelli idealizzati da Rousseau nel secolo XVIII, ma si dovrebbe riflettere sul fatto che le alternative potrebbero essere ben peggiori dei mali, che comunque delle difficoltà, dei problemi che istituzioni di questo genere presentano. E quindi da questo punto di vista la lezione di Salvemini è più attuale che mai. Grazie. Grazie professor Portinaro. Io penso che non ci sia da aggiungere molto al calore con il quale i ragazzi, voi giovani, avete sottolineato il consenso per questa straordinaria lezione che il professor Portinaro ci ha regalato. È stata una bellissima mattinata, perché non voglio chiudere, è stata una bellissima mattinata questa, che ci è stata appunto offerta sia dalla introduzione un po' più specialistica ma non meno efficace di Cesare Preti, e la interessantissima lezione e la capacità di collocare nella contemporaneità il pensiero salveminiano del professor Portinaro. Io rivolgo una domanda di io voglio fare una presentazione a voi ragazzi. Io so che non siete venuti qui spontaneamente, perché i vostri istituti hanno organizzato la vostra partecipazione, i vostri professori vi hanno accompagnato. Io spero, la speranza che noi vogliamo, con la quale vogliamo andare a casa, è questa: che nessuno di voi dopo questa lezione si possa sentire come essere stato obbligato a partecipare. Certo, ha fatto parte della vostra, come dire, frequenza di alunni, ma io spero che voi ritorniate a casa con il piacere di aver ascoltato due lezioni veramente straordinarie. A questo punto vi rivolgo una domanda, la rivolgo a voi, la rivolgo ai professori, la rivolgo a chiunque possa essere interessato, se c'è qualcuno che voglia interloquire, che voglia porre delle domande o che abbia dei dubbi su tutto quello che è stato, che vi è stato raccontato, e lo dico in particolare, che vi è stato, senza che Cesare non me ne voglia, noi siamo troppo amici, ma da quello che vi è stato raccontato in particolare dal professor Portinaro, che vi ha raccontato veramente cose straordinarie sul pensiero democratico del Novecento, ma anche quello di oggi. Chi si fa avanti, chi si offre? Credo che non lo... Spero di sì, io mi auguro di sì.
anche domande, domande di chiarimento, perché io ho dato delle cose per scontate. Certo, capisco che è difficile collocarsi allo stesso livello, però insomma fare una domanda elementare può anche essere interessante, aprire una discussione. Intanto che voi ci pensiate, voglio dire che così come il pensiero salveminiano si sta riscoprendo, l'altro giorno, professor Portinaro, non ho un intervento mio, l'altro giorno mi hanno raccontato due professori illustri, due amici, mi hanno detto due cose apparentemente contrastanti fra loro. Quando abbiamo aperto il ciclo delle conversazioni salveminiane, una professoressa di storia della nostra università mi ha detto: sì, in effetti fate bene, perché si è troppo parlato di Gramsci in questi ultimi decenni e non si è parlato di Salvemini, quindi questa è una cosa opportuna. Ieri ho incontrato un altro professore, sempre un caro amico, universitario, il quale mi dice: ma sai, dice, non ti sembra troppo lungo questo ciclo salveminiano? E a questo mio amico professore gli ho detto di no, perché il pensiero salveminiano prevenuto è stato sicuramente sottovalutato negli ultimi decenni. Del resto la dimostrazione l'abbiamo dal fatto che solo nel 2008 sono stati riscoperti alcuni scritti americani di Salvemini, e noi stessi lo faremo nei prossimi mesi ripubblicando uno scritto americano tuttora inedito in Italia. E poi perché è nostra ferma convinzione che la originalità, non voglio dire la semplicità per non tentare di sminuire, ma la di un personaggio come Gaetano Salvemini, e anche credo il suo pensiero, siano di grande attualità, che vadano tuttora messi all'osservazione del nostro paese. Allora io vi ho dato il tempo di pensarci, se non c'è nessuno che vuole interloquire, vi ringrazio ancora tutti, ringrazio in particolare il professor Portinaro, Cesare Preti e tutti voi, e vi do appuntamento alla prossima conversazione, che è il 30, e poi chiuderemo il giorno 6 con il duetto, con il dialogo tra Fofi e Galli della Loggia. Lo dico per voi, per i vostri professori, per i vostri docenti. Grazie.